Amiche ed amici ascoltatori di Radio Garage, appassionati di grande basket, siamo collegati questa mattina dalla Gemma Allestimenti qui a Piavannevole o Montecatini, che dir si voglia, e siamo qui per la presentazione di due nuovi acquisti per la squadra della Gemma Montecatini. E siamo qui con uno dei due ragazzi che speriamo ci faranno divertire durante questa stagione, con Marco Di Pizzo. Ciao Marco, buongiorno e benvenuto qui a Montecatini. Ciao a tutti, intanto buon anno. Sono molto contento di far parte di questo progetto. La situazione, come sappiamo, a Firenze era molto instabile e fortunatamente, grazie al presidente, a Guido Meini, mi è stato proposto questo progetto importante e con fondamenta solide, che in questi momenti è una delle cose che serve, e con stimoli che possono aiutarmi sia come giocatore che come persona, e quindi non ho esitato a fare questa scelta importante. Quindi hai scelto anche la città di Montecatini, anche perché storicamente nell'ambiente del basket è sempre stato un ambiente importante, quindi una meta comunque da raggiungere per giocatori che partono comunque dalle giovanili. Esatto, sì. Tutti sappiamo le piazze che ci sono qui, sono importanti, e con la rivalità tra Pistoia, e secondo me questo discorso appunto delle rivalità accende la competizione e l'agonismo, e quindi è un bel posto per far basket, diciamo. Bene, quindi noi ti ringraziamo per il momento, grazie per questa prima intervista ai nostri microfoni, quindi grazie mille come sempre a Miss Montecatini e Vito Perillo per le riprese video, e noi ci vediamo con la prossima intervista sempre qui dalla Gemma Montecatini, e buon proseguimento e restate collegati con noi. Amiche ed amici di Radio Garage, appassionati di grande basket, siamo di nuovo collegati qui dalla Gemma Montecatini per la presentazione dei due nuovi acquisti della squadra del Montecatini Basketball. Siamo qua con Marco Laganà, benvenuto a Montecatini. Ciao, grazie, auguri a tutti, buon anno. Auguri anche a te ovviamente da parte del nostro staff e da parte di tutta Radio Garage. Bene, una scelta quella di Montecatini, una piazza scelta per quali motivi? Ma devo dire la verità, è un mese che ci sentiamo con il presidente, ci sentiamo anche con Infante, con Luca, con cui ho già giocato, mi hanno trasmesso l'entusiasmo che c'è qui con i tifosi, e poi ho visto anche delle immagini del derby di andata, quindi non è stato difficile. Avevo anche altre proposte, però io l'ho detto al presidente dal primo momento: se c'è la possibilità di venire a Montecatini, io preferisco venire a Montecatini, e quindi questa è la verità. Bene, quindi una scelta che è anche un po' per il blasone di questa squadra e di questa piazza importante, in cui avrete ovviamente occasione sia tu che l'altro Marco, infatti ho detto per non sbagliarvi vi chiamo per nome, ma vi chiamate tutte e due Marco, quindi potrete farci divertire e farci vedere delle belle cose. Sì, sì, con Marco abbiamo giocato questi mesi già a Firenze, quindi ci conosciamo molto bene, è un bravo ragazzo, una bravissima persona. Ed è anche un giocatore con grande potenzialità, è un lungo che in Serie B sposta, quindi sono contento di essere ancora qui con lui, e da domani inizieremo con la squadra. Diciamo che, per usare un termine tecnico, i passaggi no look non mancheranno tra te e lui, perché già comunque c'è l'intesa, già avete giocato insieme, e quindi già ci sono dei meccanismi già ben oliati che aiuteranno sicuramente questa squadra nel proseguo del campionato. Marco, noi ti lasciamo alla conferenza stampa, ti ringraziamo per questa prima intervista e speriamo che tante altre ne seguiranno dopo le vittorie all'interno del Palaterme con la Gemma Montecatini. Grazie a te e buon proseguimento, restate collegati con noi. Amiche ed amici di Radio Garage, appassionati di grande basket, questa mattina collegati qui dalla Gemma Montecatini per la presentazione dei due nuovi acquisti della squadra della Gemma Montecatini, Montecatini Basketball, e siamo qua con l'allenatore, con coach Angelucci. Buongiorno coach. Buongiorno a tutti e tanti auguri. Ovviamente ce li siamo già fatti nell'ultima partita, e rinnoviamo ovviamente gli auguri per un buon 2023 sia a lei che a tutta la squadra, a tutto lo staff. Bene, questi due acquisti, due commenti così a caldo. Ma sicuramente sono due giocatori di assoluto valore che vengano a rimpolpare quello che è il nostro roster, andando a intervenire
in due settori dove ci mancava un giocatore con le caratteristiche dei due Marco. Sono due Marco. Uno sicuramente un giocatore Marco Di Pizzo, un giocatore molto, molto presente in area con una grande fisicità. L'altro Marco Laganà sul perimetro, un giocatore che può giocare in diversi ruoli e ha tantissime soluzioni. Quindi sicuramente due giocatori che possono fare molto bene nel nostro contesto e sicuramente ci daranno una grandissima mano. Una domanda così al volo che mi viene, lei ha già un'idea di come schierare già questi due giocatori o lo vedrà nel corso delle sedute di allenamento, proprio l'impiego preciso in campo durante le prossime partite? Sì, sì, sicuramente un'idea ce l'abbiamo, perché comunque sono due giocatori con delle caratteristiche ben riconoscibili. Naturalmente in allenamento vedremo quelle che poi sono le opportunità che possiamo avere e per loro e naturalmente per il resto della squadra, perché poi quello che conta è che la squadra abbia una sua identità e un suo equilibrio. Quindi lavoreremo sicuramente su questo e che siano benvenuti tutti e due. Bene coach, noi la lasciamo alla conferenza stampa, la ringraziamo come sempre per la disponibilità e per venire sempre ai nostri microfoni ogni volta in cui glielo chiediamo. Quindi, è sempre un piacere, grazie a voi. Amiche ed amici di Radio Garage, appassionati di grande basket, di nuovo collegati qui dalla Gema nella sede di Montecatini Terme, questa mattina per la presentazione dei nuovi acquisti Marco Di Pizzo e Marco Laganà per la Gema Montecatini, ai nostri microfoni per la prima volta in questa stagione, quindi benvenuto, Guido Meini, una delle bandiere di questi colori e di questa squadra. Ma sì, bandiera direi che è anche eccessivo. Sono una rotella dell'ingranaggio importante che ha messo in piedi il presidente Cardelli insieme a Alessandro Lulli e ognuno cerca di fare al meglio il proprio mattoncino, no? Come si dice. Queste sono occasioni felici perché insomma arrivano due giocatori importanti a darci una mano, per cui è un piacere. Infatti, come abbiamo detto col presidente poco fa, una squadra in rifondazione nella seconda parte della stagione e da qui possiamo ben sperare in una grande seconda parte di stagione. Io non parlerei di rifondazione assolutamente, io credo che il gruppo che è partito diciamo all'inizio stagione sia un gruppo che ha raccolto meno di quello che merita. Insomma, la partita di domenica con Oleggio, anche se chiaramente una rondine non fa primavera, è però un indicatore importante, così come la vittoria con la prima in classifica di Libertas, la vittoria del derby, sono stati lampi che ci hanno fatto pensare che questa squadra potesse fare bene, sicuramente meglio di quello che oggi dice la classifica. Da lì si parte, oggi a maggior ragione, perché sono arrivati due innesti importanti laddove sapevamo di dover mettere mano per colmare qualche lacuna che sapevamo avere, quindi oggi siamo a maggior ragione convinti. Bene, noi semplicemente vi auguriamo buon lavoro sia a te, a tutto lo staff e poi ti rinviteremo prossimamente poi ai microfoni di Radio Garage e saremo contentissimi di poterti rifare qualche domanda. Quindi buon lavoro, buona giornata e buon proseguimento. Grazie mille ancora di più. E a tutti buon ascolto e restate collegati con noi per le prossime interviste. Amiche ed amici di Radio Garage, appassionati di grande basket, di nuovo collegati qui dalla Gema Allestimenti qui nella sede di Montecatini e siamo qua con il presidente del main sponsor Alessandro Lulli. Ciao Alessandro e benvenuto per la prima volta ai nostri microfoni. Grazie e grazie di essere intervenuto in questa manifestazione, in questa conferenza stampa. E è un piacere vedere tante persone che sono appassionate al basket e alla nostra società. Noi cercheremo, abbiamo detto, di fare il meglio, di lavorare a testa bassa senza guardare i risultati e poi a fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a fare. Una domanda al volo, ne abbiamo parlato un pochino prima dell'intervista, una squadra che in questa seconda parte di stagione è in rifondazione, quindi con un cambio allenatore già comunque presente nello staff e degli innesti eccellenti che potranno migliorare le prestazioni di questa squadra. Sì, è una squadra che ovviamente l'ossatura è rimasta quella di prima e un grazie ovviamente a tutti i ragazzi della nostra squadra che ne fanno parte.
abbiamo fatto ora due innesti, sì, abbiamo cambiato l'allenatore, ripeto un grazie nuovamente al coach Aurelio e un grande in bocca al lupo al nostro capo allenatore Massimo Angelucci. Abbiamo cercato di dare maggiore sostanza alla squadra cercando di apportare due giocatori di esperienza e di valore. Vedremo poi a fine stagione cosa, ripeto, avremo fatto. Bene, Presidente, noi la ringraziamo e grazie per la disponibilità e la invitiamo poi eventualmente per prossime interviste, prossime cose, le rifaremo qualche domanda, tanto sicuramente lei sarà molto preparato sull'argomento. Ma non lo so, intanto mi limito a fare un augurio di buon anno a tutti.